Buongiorno a tutti. Ho la mascherina perché siamo in tempo di Covid, quindi non mi vedrete parlare. Ad ogni modo, la diretta di oggi è dal Museo dell'Automobile di Torino, sono al Mauto, per raccontarvi la storia, il passato di 17 auto che hanno avuto una storia un po' travagliata, perché appartenevano ad un facoltoso proprietario che tra l'altro le ha intestate a diversi membri della famiglia, ma che però dichiarava al fisco di guadagnare più o meno come un operaio. Allora poi la Guardia di Finanza ha svolto i dovuti controlli e quindi ha sequestrato questo parco auto, che adesso è esposto proprio qui. C'è davvero tanto di cui parlare perché sono davvero delle belle macchine. Il parco auto è sotto sequestro e quindi è esposto in questo momento al Mauto di Torino, come vi dicevo. Ma io vorrei togliere la mia faccia e farvi vedere invece quello che sto vedendo io. Allora, io inizierei da una delle auto che per me forse sono rappresenta una delle più belle auto che io abbia mai visto. E inizierei per esempio dalla Lamborghini Diablo. Questa è bellissima perché tra l'altro, non so se l'avete riconosciuta, si tratta del 30° anniversario, quindi un'edizione davvero davvero particolare. E tra l'altro devo dire che questo evasore fiscale aveva anche buon gusto perché ha scelto delle chicche davvero particolari. La vedete di questo bellissimo viola, come vi dicevo un esemplare particolare perché è il 30° anniversario, quindi con tutta una serie di chicche che solo lei aveva. Motore da 670 cavalli, il mitico V12 che alberga qua dietro, 660 newton per metro di coppia, bellissima ragazzi. Io non so voi, ma questa auto a me continua a far sognare. Cioè, vederla dal vivo poi è una cosa che fa battere il cuore, anche perché per strada io non ne vedo tante, non si incrociano spesso in giro, ma vederla poi anche di questo colore, questo viola, fa davvero effetto. E poi queste portiere che si aprono così, sono stupende. Gli interni sono di questo blu, e poi io volevo farvi vedere anche questa fibra di carbonio a vista. E la levetta del cambio qui. Dicevo, una collezione abbastanza ricca che spazia, e lo vediamo tra poco, su diversi fronti, perché ci sono le super sportive, ci sono anche delle auto classiche, delle auto storiche con un bel valore anche economico, e poi ci sono delle auto un po' più recenti, come una Lamborghini SV670, ma ci arriveremo più avanti. Perché qui di fianco alla Diablo c'è un altro pezzo davvero molto importante, e cioè la Corvette C1, e quindi quella che poi ha dato origine a tutta la dinastia Corvette, la prima. Tra l'altro questo colore è fantastico, sono tenute tutte veramente molto bene, sono state conservate in maniera certosina. La Guardia di Finanza, tra l'altro, quando le ha sequestrate, le ha tenute, le ha conservate quindi sotto i teli, e ha fatto in modo che fossero, diciamo, trattenute nel migliore dei modi, e devo dire che i risultati si vedono. Questa è, io tra l'altro di queste ne ho viste dal vivo pochissime, perché è un'auto che in Europa non è poi arrivata così tanto, se ne sono viste ma davvero con il contagoccia, e vederla qui dal vivo, beh, fa battere il cuore, anche perché guardate un po' la targa, Elvis Nevada, che bella è, spettacolare, capottina in tela bianca, e poi gli interni. Cioè, io vorrei farvi sognare, vorrei far vedere quello che sto guardando io e che a me emoziona. Cos'è questo volante sottile, ma poi diciamo la cura, lo stato di conservazione che è davvero eccellente. Anche perché poi tutte queste vetture, che vi farò vedere tra poco, saranno messe all'asta, quindi verranno poi vendute, per cui qualcuno magari potrebbe anche accaparrarsele. Come vi dicevo, sono sotto sequestro, dopodiché saranno confiscate
e dopodiché saranno messe all'asta. Quindi la mostra, che è tuttora in corso al MAUTO di Torino, durerà diciamo qualche mese, cioè il tempo che servirà per passare da sequestro alla confisca e poi alla vendita. Quindi non si sa bene ancora quanto durerà la mostra. Se ci spostiamo da quest'altra parte, prima di ritornare di lì e vedere una testa rossa che sicuramente avrete visto, abbiamo dei pezzi che sono simpatici, sono piccoli, non sono sportivi, ma sono veramente molto molto interessanti. Unisetta 300 BMW, anche lei con soluzioni tecniche per il periodo, cioè di un certo livello, perché io non so se lo sapete, ma si accedeva in quest'auto aprendo letteralmente la parte anteriore della vettura. Quindi il piantone dello sterzo è solidale con il cofano anteriore e si accedeva da davanti. Dopodiché ci si accomodava all'interno. Qui vediamo due posti che forse all'occorrenza, essendo magri ci potevano stare anche tre persone, e poi spazio per i bagagli di dietro. Tra l'altro questa è anche molto molto carina perché ha degli accessori dedicati, come questa sorta di visiera in plexiglass, e poi tutto un kit di valigie. No, devo dire che lo stato di conservazione è veramente elevato, cioè sono vetture pari al nuovo. Qui una Mini Cooper, non è un'auto che sicuramente fa girare la testa, ma che comunque piace. La Mini Cooper ha sempre il suo perché, devo dire. Qui di fianco invece c'è qualcosa di un po' più particolare. È di questo color rosa, che forse diciamo la rende un po' femminile, però questa è un'icona delle estati, dei VIP degli anni 60. Ghia Jolly, una 500, la spiaggina con ovviamente sedili in vimini, perché si tornava dal mare, pieni di sabbia, pieni di salsedine, ovviamente senza tetto, sotto il sole, e guardate che bella. Ci sono anche dei cuoricini sui tappetini, che possono non piacere, ma comunque lei è sempre un'icona. Qui di fianco una Boxster. Beh, lei direi che non fa tanta notizia, è una Boxster che abbiamo e vediamo spesso in giro per le strade, è sempre una Porsche, è sempre stupenda, ma non fa così battere il cuore. Quella che invece è sempre bianca, ma devo dire suscita tutto un altro interesse, è lei. Quindi questo evasore fiscale, devo dire che si trattava anche molto bene, scegliendo dei pezzi molto particolari. Murcielago LP674 SV, ed è l'ultima, quindi la versione più potente della dinastia Murcielago. 670 cavalli, V12 ovviamente aspirato, 660 Newton per metro di coppia e la sigla SV, che come saprete sta ad indicare super veloce. Guardate un po', dischi ovviamente in carbonio e poi tutta la magia Lamborghini all'interno. Guardate però come sono piccoli i pedal al volante, sono proprio piccolini, pensavo fossero più alti, invece non so perché me li ricordavo più grandi. Però tanto carbonio anche per lei. Alcantara, conta chilometri a 360 orari. Beh, lei è la Murcielago, è sempre qualcosa che agli appassionati fa girare la testa, bellissima. Targa Principato di Monaco, manco a dirlo. Proseguendo la carrellata, qui di fianco passiamo al cavallino 360 Modena Challenge, quindi versione alleggerita della mitica 360. Vuol dire che questa, la Challenge stradale, aveva un peso inferiore rispetto al modello normale, parliamo di un centinaio di chili in meno. Si potevano avere anche
i finestrini e la finestratura posteriore in Lexan, quindi un materiale ancora più leggero del vetro, e poi aveva un motore più potente rispetto alla normale 360. 425 cavalli, ma la cosa bella è che questa macchina qui pesava solo 1180 kg. Quindi, cosa volere di più? Alleggerita, poco peso e tanti cavalli. Dentro, io so che ci sono i riflessi, ma purtroppo sotto questa luce non posso fare altro. Vi faccio vedere quanti tasti ci sono per lo stacco della batteria ed altre cose, che però credo abbia installato il proprietario, perché di serie non credo avesse tutta quella serie di tasti. Le cinture, che sono ovviamente quelle sportive, che però non riesco a farvi inquadrare perché ci sono dei riflessi pazzeschi su questa macchina. E poi la Challenge stradale aveva ovviamente il cerchio dedicato, che era tutto suo e che io ancora oggi trovo uno dei più bei cerchi messi in circolazione. Ovviamente anche lei i carboceramici, e poi guardate che belli gli specchietti sottili, proprio racing in carbonio. Qui di fianco, per rimanere in casa Ferrari, una 430 Scuderia, quindi anche in questo caso versione estrema della 430. Mi piace molto l'accostamento cromatico, i cerchi color bronzo, anche qui carboceramici, specchietti in carbonio, ed è ovviamente la macchina, insomma il modello che è venuto dopo, che ha sostituito la 360 Modena. Poi qui c'è da dire anche che, lo sapete, parliamo di aspirati, e quindi un sound è un'emozione che i moderni turbo o biturbo, francamente, questo è il mio parere, non hanno. Ma questa è un'altra storia. Guardate, questo è l'ex, sentite? E qui alberga il cuore di questa stupenda Ferrari. Ma dalle supersportive qui al Mauto di Torino, in questa mostra, come ricordo, espone 17 vetture sequestrate dalla Guardia di Finanza ad un ricco proprietario che dichiarava però al fisco lo stipendio di un operaio. Quindi, dicevo, ci sono tutta una serie di modelli, tra cui anche una bellissima multipla, che spero di farvi vedere bene, perché il gimbal purtroppo mi dà dei problemi. E poi, queste sono, come vedete, la bianchina, sono tutte ovviamente targate ASI, targa oro, perché sono vetture storiche. E questa, tornando brevemente alla multipla, è diciamo stata l'antesignana di quella che poi è stata la vettura per lo svago, la vettura per il tempo libero, quella che ha portato proprio, ha cominciato questo filone. Cerco di farvela vedere anche da dentro, non so se riuscite a vederla. Gli interni sono bordeaux. Ma le macchine, sì, la bianchina di Fantozzi, esatto, ma ce n'è anche un'altra, io ve la faccio vedere, ed è rossa, ed è molto molto carina, che è lei. Guardate com'è tenuta e guardate anche l'accostamento cromatico. E la macchina di Fantozzi però oggettivamente è molto molto bella. Ma qui di fianco c'è una chicca. C'è una vettura che forse pochi conoscono ed è su base 500. È una vettura che, come la bianchina e come, scusate, la 500 che abbiamo visto prima, serviva un po' ai ricchi, a chi aveva tanti soldi, a spostarsi tra la spiaggia e la villa. Ed è una vettura particolare, la Gamin, forse ricordate questo nome, forse l'avete sentito. E quindi vi dicevo, su base 500, ha davanti questo grande radiatore, che però è finto, perché il motore, chiaramente, essendo una 500, è al posteriore.
E lei, tra l'altro, molto rara, ha decisamente un prezzo sull'usato, diciamo un prezzo storico decisamente importante. Le quotazioni possono anche superare o avvicinarsi ai 200.000 euro, quindi veramente parliamo di pezzi molto importanti. E questo a sottolineare anche il buon gusto di questo evasore fiscale che si era portato in garage una bellissima gamin particolarissima, davvero molto molto rara questa macchina qui. Proseguendo la carrellata, io punterei su un'icona. Sì, esatto, Federico Pieroni, la gamin costerà tantissimo. Vi rispondo in diretta, costerà veramente tanto. È un'auto rara, un'auto molto particolare, che ha un importante valore storico e quindi costa tanto. Questa dovrebbe essere, credo, del 67 o 68 ed è praticamente una 500 ricarrozzata in stile anni 30, qualcosa del genere. Quindi davvero un prodotto molto particolare già all'epoca. È curioso questo radiatore grandissimo ma finto, che però dava tutta un'altra scena alla 500 che si nasconde sotto. Ma voi l'avete vista, adesso ve la faccio vedere. Ferrari Testarossa monodado del 87, credo, e il monodado è proprio qua. Si vede il cavallino, io avrei preferito smaltato, come al solito invece qui è d'acciaio. Testarossa, una delle Ferrari più belle, sì, assolutamente sì, sono d'accordo con te, Federico. Ferrari Testarossa, bellissima, icona di quegli anni. Io non posso aprirla, però vorrei farvi vedere cosa è dentro una Ferrari Testarossa. Probabilmente l'avrete anche vista. Però io ogni volta che guardo quegli innesti del cambio lì, ho una voglia di guidarla che non ce la faccio. E tra l'altro vi confesso anche di non aver mai guidato una Ferrari manuale con quel cambio lì. Per cui ho questo desiderio che non riesco a placare da non so quanto tempo, ma ce la farò. Guardate che bella. Anche lei targata Principato di Monaco. Lei, giusto per dare due info, 390 cavalli, quindi nell'87, 12 cilindri a V di 180 gradi, quindi un motore bello grande qui sotto con un ingombro decisamente importante, 4 valvole per cilindro, dicevo 390 cavalli e già oltre 290 km orari di punta massima. Tra l'altro questa aveva già gli specchi messi, posizionati lì in basso, perché la prima serie aveva gli specchi qui a metà. Tra l'altro aveva solo uno specchio montato qui e la Ferrari l'aveva posizionato qui in alto proprio per cercare di offrire al pilota la migliore visuale possibile, visto che da qui dietro, come potete vedere, non si vede davvero nulla. Poi però, per questioni anche di immagine, questioni bellezza della macchina, che oggettivamente con lo specchietto qui in mezzo, quello specchietto qui in mezzo non era proprio il massimo, sono stati posizionati due specchi e sono stati piazzati, diciamo, nella posizione normale, di cui, insomma, tutte le auto sono dotate. Poi, continuando la carrellata, ritorniamo alla stupenda Diablo da cui eravamo partiti. Io vorrei farvi vedere anche un dettaglio di questi cerchi, che sono firmati OZ e sono bellissimi i cerchi poi Diablo, che sono riconoscibilissimi ancora negli anni. Io vorrei ancora soffermarmi su questo splendore, perché a me fa battere il cuore, rimane una delle mie auto preferite in assoluto, la Diablo. Cioè, guardate qui cos'è con le portiere aperte, bellissimo. Poi i fari a scomparsa, come si usava ovviamente in quegli anni,
stupenda, stupenda veramente. E poi guardate anche qui, dettagli aerodinamici, queste, questi flap, queste alette in carbonio, ovviamente per tenere giù i tergicristalli alle alte velocità e non farli sollevare, perché altrimenti se no non avrebbero pulito il vetro. Quindi, mostra che, come vi dicevo, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, mi pare, adesso vi do l'informazione corretta, quindi visitabile assolutamente, si può venire qui a Torino, se siete di Torino è un attimo, se siete di Milano in un'ora e mezza ci siete, ma ne vale la pena, perché comunque ci sono tante auto di tante tipologie diverse, per cui si fa veramente una panoramica di quelle che sono stati, di quelli che sono stati i modelli più iconici, più belli, italiani e non, di una fascia di tempo abbastanza ampia, quindi dagli anni 60 fino ad una Lamborghini Murciélago. Tra l'altro, questo evasore fiscale era anche un grande amante delle Harley Davidson, ce ne sono esposte tre. Quindi piaceva proprio questo stile stelle e strisce, e ci sono anche queste tre grosse Harley Davidson. Poi anche la Harley Davidson ha sempre avuto un fascino pazzesco, qui tra l'altro con tanto di borse laterali in pelle, e poi quest'altra versione curatissima nel dettaglio. Sì, tutte queste auto erano di una sola persona, sì, esatto, che però, come vi dicevo, guadagnava tanti soldi ma ne dichiarava al fisco pochissimi, quindi dichiarava al fisco lo stipendio di un operaio. Quindi, per chi si fosse messo in contatto, collegato solo adesso, la Guardia di Finanza ha poi sequestrato questo parco auto che, ricordiamo, è sotto sequestro, per cui le auto poi saranno confiscate e successivamente saranno vendute all'asta. Io vi faccio vedere ancora una panoramica di quelli che sono i pezzi più sportivi, a chi si fosse collegato solo adesso. E comunque, come avete potuto vedere, questo evasore fiscale aveva buon gusto, perché ha messo in garage degli esemplari in edizioni limitate o in allestimenti molto particolari, oltre poi ad avere degli esemplari storici di assoluto rilievo. Bene ragazzi, a questo punto il giro dal Mauto è terminato. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi, diciamo, passato un minimo di passione, un minimo di coinvolgimento di quello che, insomma, era star qui e toccare queste macchine, e ci diamo appuntamento alla prossima diretta. Ciao a tutti!